Eccoci qua, la follia di quest'anno la facciamo con l'arnia koala, che è arrivata alla primavera con molto popolosa su 9 telaini e aveva iniziato a costruire nel coprifavo, quindi sotto, diciamo così, cercando di costruire favo anche al di sotto del legno, e abbiamo trovato degli abbozzi di celle reali. Ovviamente sono i primi di marzo, c'è qualcosa che non va, forse la famiglia è molto forte, forse troppo forte, e ovviamente cerca di crescere il più possibile. Allora oggi cosa abbiamo fatto? Abbiamo prelevato un telaino di covata fresca, lo abbiamo donato ad una arnia, ad una famiglia più debole. Questo si chiama bilanciamento, quindi si cerca di avere all'interno dell'apiario famiglie tutte più o meno con la stessa forza, con lo stesso numero di api, con lo stesso punto, diciamo così, di crescita. E il secondo passo, che facciamo solo perché primo ce lo hanno consigliato, perché come c'è scritto qua sotto, io sono un apicoltore della domenica, e secondo perché così proviamo a vedere che cosa succede, metteremo un melario, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, l'arnia che potete vedere è questa, è l'arnia che chiamiamo koala perché è il colore della vernice che ci hanno dato, anche se a me sembra un bianco sporco. È molto popolosa, come potete vedere dalla quantità di api che entrano ed escono rapidamente. All'interno abbiamo quasi tutti i telaini con covata nascente e covata fresca, a parte un telaino di scorte e un telaino che abbiamo dato, diciamo così, di quelli da melario per fargli costruire covata maschile, vedere se c'è della varroa, e per farlo respirare abbiamo inserito questo, come potete vedere è il melario, è la parte superiore dell'arnia, e ha dei telaini particolari, come potete vedere più piccoli rispetto a quelli del nido, e qua le api portano il miele per la scorta. E all'interno c'è un esclù di regina, come potete vedere, una specie di griglia con delle fessure sufficienti per far passare un'ape, ma non per la regina, che è leggermente più grossa, e quindi la regina non riesce a salire e a deporre in questa zona, mentre le api possono usarla tranquillamente come riserva per il miele.